Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Io sono Chiara e questo è il mio nuovo Contentissima di video. tornare con un nuovo video nel quale vorrei veramente parlarvi e raccontarvi il progetto che sto mettendo in pratica all'interno della mia pagina Instagram, Kirus Vlog. Allora, innanzitutto vorrei chiedervi gentilmente se vi piace il mio canale e i contenuti che inserisco. Vi chiederei gentilmente di andare a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Ma cosa più importante, vi chiederei di andare a seguirmi sul mio profilo Instagram Kiruz Vlog, appunto perché ci sono un sacco di novità, condivido con voi la mia vita e soprattutto porto avanti questo mio progetto che ora vi andrò a raccontare. Allora, il progetto in questione si chiama Libertà Consapevole. È un progetto che è nato in quarantena. È stato sviluppato con calma, ma alla fine ho deciso di buttarmi e di dar vita a questo progetto. È nato per una maggiore consapevolezza mia e per un'adozione di uno stile di vita molto più sano e molto più coerente col mio pensiero, che è una cosa che tempo fa non sarei mai riuscita a mettere in pratica perché sapevo di avere un blocco psicologico abbastanza importante e non sarei riuscita a portare avanti appunto l'ideale perché non ero completamente inserita in questa mentalità. Però posso essere sincera con voi e dirvi che questo progetto è nato veramente con l'intento di poter aiutare e poter risollevarsi da questo brutto periodo che ci ha colpiti tutti quanti. Cosa che, di cui voglio parlarvi oggi è appunto la descrizione del mio progetto. Allora, Libertà Consapevole nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la community ad un acquisto più consapevole e soprattutto a una consapevolezza dell'uso del denaro. Semplicemente io mi sono resa conto che al giorno d'oggi la strategia di marketing più utilizzata è quella di sfruttare le persone influenti e ubriacare le persone, i seguaci, i follower, ad acquistare determinati prodotti piuttosto che altri. In realtà io mi sono un attimino dissociata da questa tipologia di marketing perché già a me non piace essere trascinata dalla massa, non sono mai stata una molto influenzabile dal punto di vista delle mode, di questo e quell'altro, perché sono sempre stata un po' strana, un po' stravagante, avevo bisogno sempre di qualcosa di diverso e anch'io comunque mi ritengo una persona che tendenzialmente potrebbe essere considerata un po' stramba per i modi di pensare, per i modi di fare, per i modi di agire. E quindi, dato che c'è questa strategia di marketing in atto, ho detto va bene, ragioniamoci un attimo. Effettivamente, le persone sono consapevoli di tutte le possibili risorse di prodotti che hanno vicino, ma soprattutto magari nel territorio nazionale, ossia attività che sono nate da poco, che sono in sviluppo, attività che veramente stanno cercando di dare vita a dei prodotti che hanno una rintracciabilità, non dico totale, ma comunque molto buona del prodotto. Scegliere dei prodotti che siano in linea con il nostro pensiero, sì, quello si può fare. Non compriamo perché le persone ci dicono di comprare, ma compriamo perché abbiamo l'esigenza di quel determinato prodotto noi, perché vogliamo provare qualcosa di diverso e soprattutto vogliamo conoscere il nostro corpo e la nostra mente. È piacere, secondo questo progetto, che le persone cominciassero a essere più libere di pensare, più libere di scegliere e soprattutto più libere di ascoltarsi, che è una cosa che difficilmente fanno. Sono convinta in me che ci sia una parte di queste persone che mi seguono, che mi stanno guardando in questo momento, che sono in dubbio. Sono in dubbio perché magari hanno sempre paura di fare quel passo in più, perché hanno paura di essere giudicate, perché hanno paura di non poter adottare un stile di vita perché hanno paura sempre del giudizio delle altre persone, di essere considerate diverse. No, basta, siamo nel 2020, questa cosa non dovrebbe succedere. Ma la cosa più importante, secondo me, è che lo stile di vita che una persona adotta dovrebbe essere uno stile di vita adottato perché fa bene a te, perché fa sentire bene te, non perché te lo dice un'altra persona. Soprattutto perché la persona che te lo dice è uguale a te.
quindi questo progetto è nato per questo, per veramente rendere più consapevoli e più sensibili le persone a quello che fanno nella loro vita di tutti i giorni. E quindi all'interno di questo progetto si sono sviluppate alcune rubriche. La prima è Bellezza fai da te. È una rubrica che si verifica ogni lunedì nel mio profilo, cercare di entrare in contatto con delle ricette che utilizzano dei prodotti poverissimi, dei prodotti che si possono trovare all'interno della dispensa di casa, magari. Quindi perché un prodotto costa un determinato tot di denaro, per la qualità del prodotto o per la marca del prodotto? Ecco, io magari non posso ambire un determinato prodotto, ma ho la possibilità di farlo a casa. E poi, soprattutto, un'altra cosa importante è capire se quello che io faccio a casa ha delle differenze sostanziali con quello che compro. Sostituire l'acquisto di un determinato prodotto con qualcosa fatto da sé, oltre a aumentare, diciamo, il benessere, perché comunque hai un prodotto che hai fatto tu, che è quindi uscito dalle tue mani, è sempre fonte di conoscenza nuova, ti fa conoscere nuove erbe, nuovi fiori, nuovi prodotti a casa che magari avevano un unico utilizzo e ora scopri che hanno molteplici utilizzi, ma soprattutto dei molteplici benefici. L'altra rubrica, che è una rubrica a cui tengo io particolarmente, si chiama Ricomincio da me. E qui vorrei parlarvi un attimino di questa cosa perché è una rubrica a cui io tengo veramente tantissimo. Una rubrica che nasce dalla volontà di dar voce e di dar la possibilità di testimoniare a persone che portano avanti le loro attività, le loro aziende, nate da poco, in sviluppo e che stanno soffrendo per questo periodo. Ora, ovviamente sono delle realtà che a mio avviso sono messe in secondo, in terzo, in quarto piano. Perché? Perché ci sono le big aziende, mentre ci sono magari delle aziende che hanno un sacco da dare, dar voce a piccole aziende. E questo è il motivo per il quale ho aperto questa. E questo è il motivo per cui ho aperto questa rubrica che si chiama Ricomincio da me. Ricomincio da me, io spero abbia un bel successo perché io veramente vorrei aiutare nel mio piccolo il prossimo e lo sto facendo, lo sto facendo. Io non sono nessuno e magari non con questa cosa non cambierà nulla, però già il fatto di poter sentirmi utile e avere delle aziende che ti rispondono in maniera gentile, carina e approvano quello che stai facendo perché davvero credono che il tuo progetto sia un buon progetto è importante. Quindi io preferisco dar la possibilità a queste persone di entrare in contatto con me e dargli quei 15 minuti di tempo di cui hanno bisogno per esprimere i loro pensieri, per raccontare il loro presente, piuttosto di sponsorizzare un'azienda che per loro sono solo un numero a cui inviare dei prodotti. Io sono contentissima veramente di portare avanti questo progetto e sono molto più consapevole di me stessa in quest'ultimo periodo. Ve l'ho già detto, ma ve lo ripeto, la quarantena mi ha dato la possibilità veramente di scavarmi dentro e di portare a galla nuovi lati di me. Non sarà semplice e sicuramente sono oggetto di critiche da ogni buco, ma non mi interessa. Non mi interessa perché io preferisco essere qualcosa di diverso, qualcosa di non scontato e questa cosa ve l'ho sempre ripetuta e continuerò a farlo. Preferisco veramente portare avanti delle attività così, conoscere nuove persone, ma persone vere e non persone scontate. Ci sarà sicuramente qualcuno che cercherà di copiarmi, ma non mi importa. Io vado avanti sempre per la mia strada, tanto so quello che sto facendo, so che è nato da me, è nato tutto da me e le persone che vogliono capirlo lo sanno. Ok? Quindi niente, io veramente vi saluto, vi chiedo gentilmente appunto di andare a seguirmi sul mio profilo Instagram KiruzVlog, nel quale veramente condivido la mia vita e soprattutto questo bellissimo progetto. Quindi, se vi va di sostenermi e soprattutto se mi stai guardando, hai un'azienda, hai un'attività, hai anche una pagina o hai un canale nel quale fai vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso e soprattutto stai portando magari avanti un'attività e sei nato da poco, ti chiedo di iscrivermi. Ti chiedo di iscrivermi tramite email che ti lascio sotto nell'info box oppure, se mi segui su Instagram, scrivimi pure in direct. Non avrò alcun timore di risponderti, anzi, non sarò neanche esitata a risponderti, cioè risponderò subito e cercherò di aiutarti come posso.
Ok, quindi grazie mille per la vostra attenzione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!